Partirà il prossimo 25 agosto e durerà 2 anni il progetto denominato Centro Fabiana, che prevede la creazione di una sala polifunzionale, ludico, ricreativa, educativa e culturale per 2 giorni alla settimana, organizzato dall'Associazione di Volontariato per Diversamente Abili contro le Barriere, avrà il sostegno della provincia e del comune di Taranto. Si chiama Fabiana perché prende il nome da una bellissima bambina nata da una coppia di diversamente abili. Il progetto Centro Fabiana prevede la realizzazione di un'attività ludico-ricreativa con finalità educativa per i bambini disabili e non di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Verrà attivato inoltre un centro di ascolto per genitori, nel quale ci sarà periodicamente l'offerta di consulenza legale, fiscale e pediatrica. I bambini e i genitori potranno infine partecipare alle attività del centro di aggregazione e socializzazione, che organizzerà cineforum, dibattiti ed eventi culturali. Le attività si svolgeranno nella sede dell'Associazione contro le barriere in via Cugini 39 a Taranto ogni lunedì e giovedì dalle 17 alle 20. Questa iniziativa, il COGE, che il Comitato di Gestione Regionale ci mette i quattrini, e l'Associazione contro la barriera ha elaborato un progetto importante che, come è emerso in questo dibattito, costituisce una sorta di fiore in una situazione non messa bene, che è quella provinciale, che comunque fa il palio rispetto a quella che è la situazione generale anche rispetto alla regione, per cui un'iniziativa molto importante. Come provincia la seguiremo e, se sarà possibile, opportuni, interverremo con gli strumenti che al momento riterremo opportuni. Dottor Carbone, quanto costa questa iniziativa? Allora, questa iniziativa che presentiamo oggi è stata finanziata per 40.000 euro, però è uno dei 72 progetti pugliesi che noi abbiamo finanziato per circa 6 milioni di euro, sono 72 progetti approvati. Sono soldi delle fondazioni bancarie che danno, quindi sono fondi privati, però chiaramente noi collaboriamo con gli enti locali perché una volta finiti i soldi speriamo che i progetti continuino.